Abbiamo appena visto che sputare il fuoco non è una cosa facile e soprattutto non è una cosa sicura, soprattutto quando si utilizzano liquidi infiammabili come il petrolio bianco. E qui è Paradoxa per gli amici para e oggi vi mostrerò come poter ovviare a questo problema utilizzando la farina e non liquidi. Ma da dove ho preso questa idea? Ve lo mostro subito grazie a questa clip qua. Sono capitato in un granaio. Sì, questa è farina. Polveri di farina e scintille provocate dagli spari. Una miscela altamente esplosiva. Il problema, lo mostro alla luce, il problema della farina, come potete vedere, che vi fa la pizza in faccia. Con questo sputo posso dichiarare ufficialmente terminata la parte ludica di questo video, quindi se vi è piaciuto lasciate un like, se volete dire la vostra di cosa ne pensate per quanto riguarda la pericolosità del fuoco e del fare lo sputafuoco o di essere lo sputafuoco, potete commentare qui sotto. Mi raccomando, condividete, ma non ai vostri amici piromani, cioè che di idee non scherzeggiano nel dare fuoco alla scuola, a casa o alle macchine o qualsiasi altra cosa che la loro fantasia gli suggerisce di rendere incendiata. Cambiamo location. Abbiamo visto che la farina esplode, però se in questo momento adesso io metto la fiamma in questa maniera, nessuna esplosione. Mentre se mettiamo un liquido del genere e avviciniamo un accendino acceso, vediamo subito la reazione, sarà una bella fiamma viva. O se non vogliamo usare un liquido, possiamo usare anche un... Anche il gas, se infiammabile davanti a una fiamma viva, andrà subito a fuoco. Come mai questo accade per i liquidi e i gas, ma non per le polveri? La spiegazione semplice a questo problema la troviamo grazie al triangolo della combustione. Ve lo mostro subito. Agli angoli di questo triangolo troveremo l'innesco, il combustibile che potrebbe essere liquido o gassoso, e rappresentate da queste fantastiche palline rosse il nostro comburente, ossia l'ossigeno. E tutto insieme faranno il nostro accendino, ovvero la fiamma! Perciò, per raggiungere lo scopo di trasformare della polvere in un esplosivo mortale, o almeno un esplosivo, dovremo considerare il nostro triangolo e aggiungere due fattori extra, che sono... Ambiente confinato e miscelamento! Forse sono uno dei pochi al mondo, e di sicuro l'unico in Italia, a aver utilizzato la farina nei suoi spettacoli come agente di combustione per fare lo sputafuoco. Ma come ci sono riuscito? Tutto grazie a questo diavolo o diablo di metallo che, con la possibilità di dargli fuoco, ha reso possibile la facilità di creare un ambiente confinato e una buona miscelazione per la farina e generare così il completamento del pentagono. Però lungi da me realizzare un video in cui esplico in maniera rigorosamente scientifica le motivazioni che stanno alla base per cui polveri organiche o metalliche riescono a certe temperature e secondo leggi ben specifiche a diventare esplosive e molto pericolose. Anzi, probabilmente in futuro sarà mia intenzione e doveroso realizzare un video in cui vi cercherò di parlare e trasmettere la passione che fin dalla giovane età adolescenziale mi ha coinvolto e avvicinato al mondo della giocoleria, nella fattispecie del Diablo, questo strumento fantastico dalla antichissima storia. Io adesso vi saluto così con un bellissimo e romantico close up del Diablo. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate se volete sapere altre informazioni per quanto riguarda la farina esplosiva. Ciao, condividete il video e alla prossima! Ma per ottenere lo stesso risultato con una polvere e la fiamma, tipo in questa maniera...